Nella stanza dei bambini c'erano molti giocattoli. In cima allo scaffale c'era un salvadanaio in terracotta a forma di salvadanaio, e cioè assomigliava a un maialino, e naturalmente aveva una fessura sul dorso. Il maialino a forma di salvadanaio era pieno da scoppiare, tanto che a scuoterlo nemmeno tintinnava, che è proprio il massimo a cui possa arrivare un salvadanaio. Stava lì sulla mensola e guardava dall'alto in basso tutto quello che c'era nella stanza. Con tutto quello che aveva nella pancia avrebbe potuto comprarsi molte cose, e lo sapeva. Questo vuol dire avere conoscenza del proprio valore. Anche gli altri lo sapevano, ma non ne parlavano mai, perché c'erano tante altre cose su cui discutere. Da un cassetto semiaperto si sporgeva una vecchia bambola col vestito di pizzo ormai consumato e rabberciato qua e là, e col collo un poco storto e aggiustato col nastro adesivo. Dopo essersi guardata un po' attorno, propose: «Perché non giochiamo a fare gli uomini? È sempre meglio di non fare nulla!» La proposta generò una grande confusione. Anche i quadri e le pareti si voltarono stupiti dalla strana richiesta. Era notte inoltrata e i raggi della luna che filtravano dalla finestra illuminavano tutta la stanza. Ora il gioco doveva avere inizio e tutti erano stati invitati, perfino la carrozzella dei bambini che apparteneva alla classe più disagiata della società dei giocattoli. «Ognuno dei giocattoli è buono a modo suo», diceva lei. «Non tutti possono nascere nobili, ci vuole anche qualcuno che si dia da fare, come si usa a dire». Il maialino a forma di salvadanaio fu il solo a ricevere un invito per lettera. Infatti abitava troppo in alto perché si potesse immaginare che avrebbe accettato un invito a parole. Del resto nemmeno rispose che sarebbe venuto, e infatti non venne. Magari avrebbe preso parte al gioco, ma senza muoversi dal suo posto, e tutti gli altri dovevano consentirglielo, e infatti andò così. Il teatrino delle marionette fu sistemato in modo che anche lui potesse guardarci dentro comodamente. Si sarebbe dovuto iniziare con una rappresentazione per poi passare al tè e ai giochi di società, ma in realtà si cominciò con questi ultimi. Il cavallo a dondolo parlò dell'allenamento dei puro sangue, la carrozzella fece un discorso sulla ferrovia e l'energia a vapore. Si trattava sempre di un argomento che li riguardava, di cui essi sapevano parlare. Il pendolo, per esempio, parlò di politica. Tic-tac, tic-tac. Lui conosceva bene il momento attuale, anche se qualcuno sosteneva che lui non marciasse come si deve. La canna da pesca se ne stava ritta e immobile, fierissima della sua punta e del suo mulinello. Era davvero ben fatta, sia in alto che in basso. Sul divano c'erano due cuscini molto graziosi e molto sciocchi. Ora lo spettacolo poteva avere inizio. Tutti quelli che stavano seduti a guardare furono pregati di applaudire o fischiare a seconda di come gradivano o non gradivano la commedia. Il battipanni disse che avrebbe spolverato chi avesse recitato male, mentre il petardo esclamò: «Io salto in aria per qualsiasi cosa!» La pattumiera dal canto suo disse: «L'importante è avere un posto in questo mondo, e se non è pulito, pazienza!» E con queste idee si misero ad assistere allo spettacolo. Il testo non valeva niente, ma gli attori recitavano bene. Essi mostravano agli spettatori solo il davanti, che era la parte dipinta, perché erano fatti in modo da essere visti solo davanti e non di dietro. La bambola riaggiustata era talmente assorta nello spettacolo che si scrollò di nuovo, e persino il maialino a forma di salvadanaio ne fu entusiasta a modo suo, tanto che decise di fare qualcosa per uno degli attori, scrivendo nel suo testamento che avrebbe dovuto essere seppellito insieme a lui. Era un vero divertimento, tanto che si rinunciò a prendere il tè e si continuò coi giochi di società. Questo per loro era giocare a fare gli uomini, ma era soltanto un gioco, e lo faceva senza cattiveria. Ognuno pensava a sé e a cosa avrebbe pensato il maialino a forma di salvadanaio dall'alto della sua ricchezza. E lui pensava al suo funerale e a quando sarebbe stato il momento, che viene sempre prima di quando uno si possa immaginare. Crack! Proprio in quel momento la mensola cedette e il salvadanaio cadde dalla mensola, finì sul pavimento e andò in mille pezzi.
Le monete esplosero fuori e si misero a ballare da tutte le parti. Le più piccole giravano su se stesse, le più grandi rotolavano più avanti. In particolare finì lontano una bella moneta d'argento che aveva una gran voglia di vedere il mondo. E infatti lo vide, sia lei che tutte le altre monete, mentre i cocci del maialino finirono nel secchio della spazzatura. Il giorno dopo, sulla mensola c'era già un altro maialino di terracotta. Nella sua pancia non c'era neanche un soldo, perciò a scuoterlo non tintinnava. In questo era un po' simile all'altro, e questo era già un buon inizio.